Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare il 43° congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, l'AISD, che è la più antica società scientifica italiana per lo studio del dolore. Nel 2020 il congresso si terrà a Roma dal 10 al 12 settembre presso l'hotel Aurelia Antica. Il congresso è pieno di contenuti, saranno esaminati contenuti che vanno dall'uso e dal buon uso degli oppioidi fino alla medicina rigenerativa, dal posizionamento terapeutico degli antinfiammatori, dal razionale terapeutico degli antinfiammatori, così come dall'impiego degli anticorpi monoclonali, siano essi diretti contro molecole di grosse dimensioni, sia le cosiddette small molecules. Sarà studiato e sarà illustrato la strategia terapeutica e l'approccio terapeutico nel dolore post-operatorio e nel dolore post-chirurgico, così come la neuroinfiammazione, l'osteoporosi e le cefalee. Quindi è un congresso che abbraccia virtualmente tutte le discipline che fanno capo alla medicina del dolore. Quindi sarà studiato, esaminato e illustrato e discusso, lo spero, il dolore degenerativo, così come il dolore infiammatorio, il dolore oncologico, il dolore neuropatico. Questo perché fa riferimento alla mission dell'AISD, dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, che è sempre stata ed è sempre di più una società pluridisciplinare nella quale si confrontano discipline diverse dall'anestesiologia e dalla terapia del dolore in senso lato, quindi una terapia del dolore interventistica, e la reumatologia, la medicina interna, la neurologia, l'ortopedia, la riabilitazione, la terapia con farmaci e la terapia integrativa, quindi una terapia non strettamente farmacologica, così come la terapia adiuvante e complementare, così come la terapia fino ad arrivare alle nuove proposte terapeutiche che la cannabis rappresenta in questo momento. Quindi il congresso è suddiviso in simposi, che saranno circa 10, in letture, ne abbiamo previste circa 8, in workshop operativi, e qui mi piace sottolineare l'impegno della scuola di Verona, dei colleghi di Verona che terranno un workshop sull'ecografia, così come la scuola della terapia infiltrativa di Roma che terrà un workshop sulla terapia infiltrativa. Il congresso sarà preceduto da questi workshop, così come sarà preceduto da due o tre, adesso ci stiamo lavorando, refresher course, i cosiddetti corsi di riassunto, corsi di richiamo di metodiche, metodologie, scenari magari meno conosciuti, magari desueti, ma che tornano all'attenzione dei terapisti del dolore e della medicina del dolore. L'AISD prosegue in questo modo nel suo cammino di formazione, nel suo cammino di informazione, e coinvolgendo ovviamente, come ho detto, medici di discipline diverse e coinvolgendo, e questo è molto importante, ci tengo a sottolinearlo, anche le professioni sanitarie, prime fra tutte gli infermieri. Quindi ci sarà un congresso parallelo caratterizzato da simposi e letture esperite proprio da infermieri di tutta Italia, con l'aiuto della Società Sammarinese per lo Studio del Dolore, di cui ringrazio i colleghi, gli amici di San Marino per rendersi parte attiva. Io quindi vi invito a Roma dal 10 al 12 settembre per il 43° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore.